Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata mandistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore circa. Gli ingredienti sono, per la frolla, farina di tipo 00, burro, uova, tuorlo, zucchero, lievito per dolci vanigliato, vanillina e la scorza di mezzo limone. Per la crema, latte intero, vanillina, zucchero a velo, farina, amido di mais, un tuorlo, biscotti mandistelle e Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza del limone, la vanillina ed azioniamo il bimby per 15 secondi a velocità 10. Uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. La farina. L'uovo e il tuorlo. E il lievito. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. Formiamo un panetto, avvolgiamolo nella pellicola trasparente e trasferiamolo in frigo per 30 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema. Mettiamo all'interno del boccale che abbiamo lavato il latte. Lo zucchero a velo. La farina. L'amido di mais. Il tuorlo d'uovo e la vanillina ed azioniamo il bimby per 7 minuti 90 gradi velocità 4. Trasferiamola in una ciotola e lasciamola raffreddare. Abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la stenderemo tra 2 foglie di carta da forno. Una volta stesa la frolla, trasferiamola in uno stampo per crostate del diametro di 26 cm. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. La crostata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Abbiamo ripreso la crema che si è raffreddata, adesso sbricioleremo 5 biscotti sulla crema. Adesso amalgamiamo delicatamente con un cucchiaio. Adesso andremo a comporre la crostata. I biscotti li mettiamo momentaneamente da parte e li andremo a sbriciolare. Facciamo un primo strato di crema. Livelliamo bene. Adesso mettiamo un po' di Nutella. Un altro strato di crema. Livelliamo bene.
mettiamo un altro po' di Nutella sopra. Adesso sulla superficie metteremo i biscotti sbriciolati. Ultimiamo decorando con un biscotto pandistelle al centro e con delle stelline di zucchero. Crostata pandistelle. Grazie e alla prossima ricetta.